Ciao a tutti e bentornati sul mio canale. Il recipe di oggi è sicuramente, come ogni cosa che faccio, di tendenza. E il jeans che normalmente viene utilizzato per capi sportivi può diventare, l'ho già detto più volte nei vari video, può diventare anche elemento materiale per creare qualcosa di prettamente femminile, ma anche di elegante. E abbiamo sempre utilizzato il jeans, come parlo proprio come pantalone jeans, l'abbiamo trasformato in mille maniere, ma quello che viene sempre un po' scartato è la parte relativa alle gambe. Questa volta invece utilizzeremo proprio la parte delle gambe, quindi non la parte alta del jeans, per creare un tubino. Faccio questa premessa: il jeans deve essere elasticizzato, perché il tubino non avrà lampo, non avrà stecche, non avrà nulla, quindi deve essere sagomabile proprio per la struttura della stoffa. Poi, in base alla lunghezza del vostro jeans, il tubino potrà venire più o meno corto. Io ho questo jeans da un po' di tempo nell'armadio e risottolino sempre il concetto che noi abbiamo già tutto a casa per poter creare qualcosa di nuovo. Quindi ritorniamo alla ciclicità della moda, cerchiamo di non sporcare tra virgolette, ma riutilizziamo quello che già abbiamo, trasformandolo in cose che, come vedete sempre, come vi faccio vedere, non sono dei rimedi tout court tanto per, ma sono delle cose che diventano davvero di tendenza e molto belli a vedersi. Quindi taglio la parte del pantalone. Questo possiamo sempre conservarlo, perché non è altro che uno shorts da indossare in estate, quindi potete fare l'orlo oppure lasciarlo a vivo, quindi non lo buttiamo. Abbiamo le nostre due gambe, che vi dico di utilizzare in questi termini. È chiaro che il jeans ha la sua cucitura normalmente esterna, ma comunque può essere all'interno, che è quella ribattuta, non va tolta. L'unica cosa che apriremo è l'altra cucitura. Quindi il passaggio successivo è scucire la cucitura non ribattuta all'esterno. Se volete sapere la difficoltà del video, seguite le icone del video e così capirete il grado di difficoltà del video. I pantaloni presentano tra il davanti e il dietro una differenza. Normalmente, in linea di massima, il pantalone, la parte anteriore della gamba è più stretta rispetto a quella posteriore, per cui dovendo noi ottimizzare, utilizzando la cucitura che sarà centrale, quella che prima era laterale, fate in modo che le due parti diventano uguali, quindi togliete il di. Fatte le cuciture, la parte alta, non solo per rifinirla ma anche per dare un sostegno ulteriore, attaccate l'elastico, come faccio io. E adesso vediamo il risultato finale. E anche per oggi il nostro reshape finisce qui. Vi ricordo di iscrivervi al canale e cliccare la campanella per essere informati ogni qualvolta il video è online. Seguitemi anche sui social, vedo che le storie sono di vostro gradimento e per questo vi ringrazio. Ma ricordate sempre, reshape your life.